e non è Dori come molti pensano, perché mi dicono che siete proprio due gocce d'acqua. No, è una signora genovese, soprannominata Punni, che è mancata anche lei qualche anno fa, e quindi per ricordarlo, visto che non se ne parla tanto di lei, ho il piacere di farlo ogni volta che faccio un concerto, una serata, di dedicarmi questa cosa. E oltretutto ho visto anche scrivere, ho visto praticamente sì, scrivere e suonare per la prima volta in una mattina del 72, che era solo le 5, quindi mio padre era solito scrivere verso quell'ora. Non ce la fece a trattenersi dall'emozione, dalla voglia di fargliela sentire. E quindi la svegliò, io mi svegliai di conseguenza, quindi dallo spioncino nel salotto vidi lei commuoversi di fronte a questa canzone. Ed è un ricordo di non fare visibile. E mi auguro e spero che ognuno di noi, ognuno di voi, ogni bambina, ogni genitore, ogni nonno possa almeno una volta nella vita provare un'emozione così. E quando lui chiese perché, lui gli rispose: questo è niente, e adesso è ora che io vado. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì. Sulla sua cattiva strada, ed un processo per amore, bacio le bocche dei giurati,
loro sguardi imbarazzati, io rispose: adesso è più normale, adesso è meglio, adesso è giusto, è giusto, è giusto che io vada. Ed i giurati lo seguirono, a bocca aperta lo seguirono. Sulla sua cattiva strada, sulla sua cattiva strada, e quando poi sparì del tutto, chi diceva è stato un male, e a chi diceva è stato un bene, raccomandò: non ti conviene venire con me dovunque va. Ma c'è amore un po' per tutti, e tutti quanti hanno un amore. Sulla cattiva strada, sulla cattiva strada.